sindaco, i consiglieri verranno dal dirigente scolastico per portare proposte e richieste da parte di voi bambini, quindi adesso avete i vostri rappresentanti e verranno dal dirigente, quindi dal capo dell'istituto, per poter realizzare i loro programmi elettorali ed eventuali richieste. Passo immediatamente la parola al sindaco Franza, proprio perché così non ci dilunghiamo, ringraziandolo ancora dell'ospitalità. Prego, sindaco. Mi sente? Sì. Buongiorno a tutti innanzitutto, cari consiglieri, perché in questo caso voi oggi rivestite un ruolo importante. Ovviamente un saluto al segretario generale, che in questo caso è l'esercita la dirigente Ara Giusto, e al nostro sindaco, che oggi si trova qui in un'occasione ufficiale in cui c'è la convalida degli eletti, in cui c'è il giuramento del sindaco. E ovviamente colgo anche l'occasione per farti i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro, perché da oggi tu sei un sindaco ufficialmente non solo eletto, ma che rientra in tutte le sue prerogative, rivestirà tutte le sue prerogative, perché questa è un'occasione nella quale indicherai, se non l'hai già fatto, gli assessori, quindi i tuoi collaboratori, che ti daranno una mano, e soprattutto presterai giuramento alla Costituzione italiana e alle leggi della Repubblica. È il momento più importante di un sindaco, perché è il momento nel quale tu stringi un patto con i tuoi cittadini, e lo stringi nell'assise consiliare, che è la sala nella quale i consiglieri comunali esercitano le loro prerogative istituzionali e rappresentano la comunità di Ariano. Quindi tu oggi rappresenti la comunità di Ariano in questa assise istituzionale. E per questo noi ti facciamo innanzitutto un grande applauso. Quindi è l'occasione più importante, il momento più importante, perché è un momento solenne in cui si sancisce questo patto di alleanza con i tuoi cittadini. Quindi io innanzitutto cedo la parola a te, perché immagino che avrai tante cose da dire, e poi immagino che ci sarà, come dovrà esserci, il giuramento e quindi anche la fascia tricolore che sarà posta sulla spalla destra, che è il tratto distintivo della nostra Repubblica. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti, un saluto particolare alle autorità qui presenti, al sindaco, alla dirigente, alla segretaria generale, agli insegnanti, ma soprattutto agli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Mancini. Sono molto onorato di essere stato eletto e di poter fare la portavoce alle proposte che gli alunni del nostro territorio hanno elaborato. Vedi il foglio. Nello stesso tempo sono anche consapevole ed un po' spaventato della responsabilità che mi assumo nell'accettare questo incarico, e mi impegno solennemente, insieme ai consiglieri comunali eletti con me, a realizzare le proposte del programma presentato durante la mia candidatura. A scuola, infatti, da tempo abbiamo lavorato per capire come poter partecipare a questa iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è quindi un luogo per prendere la parola su ciò che ci riguarda. E siamo solo dei ragazzi e delle ragazze, lo sappiamo, e non vogliamo evitare gli adulti che hanno il compito di guidarci in questa importante esperienza e nella vita, ma vogliamo soltanto che la nostra parola abbia un peso, e questa per noi è la grande occasione. Ho ascoltato i programmi presentati dagli altri candidati e ho scoperto che le proposte che io e i miei consiglieri abbiamo fatto per migliorare questa scuola e quindi non sono molto diverse da quelle degli altri candidati. Questa non è una debolezza, anzi dimostra che noi ragazzi, nonostante tutto, siamo uniti ed abbiamo idee chiare su quello che per noi conta veramente. Bene. Allora, questo è il giuramento.
tengo io? No. Vai. Io, Francesco Della Palera, vice sindaco del comune di Ariano Irpino, prometto davanti alle maestre, ragazzi e adulti di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere. Auguri a voi, all'intero Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri e agli assessori e ancora una volta grazie per il tuo contributo che saprai dare certamente alla comunità scolastica e all'intera comunità di Ariano. Grazie ancora. E grazie alle maestre, ovviamente colgo anche l'occasione per raccogliere l'invito che mi è stato rivolto. Nei prossimi mesi sarà mia premura, oltre che mio piacere, coinvolgervi anche in prossime occasioni pubbliche di confronto, perché no, anche, non so se nella prima seduta consigliare, ma nelle prossime, diciamo, nei prossimi consigli comunali ci sarà anche modo di presentare la presentazione ufficiale per presentarti anche qui, nella sede consigliare, a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione. E perché no? Ci sarà anche modo sicuramente di intervenire presso l'assise pubblica su alcune questioni che io credo che oggi siano le più stringenti, di stretta attualità, come il caro energia, come ricostruire una società che oggi deve volgere lo sguardo soprattutto alle fasce più deboli, ai giovani e ai ragazzi che come te e come voi si impegnano nel sociale. Quindi, sarà mia premura certamente coinvolgervi e rendervi partecipi anche in quelle che saranno le prossime occasioni pubbliche di confronto e di dibattito consigliare sulle grandi questioni che interessano la nostra città e il nostro futuro. Va bene? Grazie a tutti.